l'arbitro mostra ai contendenti, scusate, un po' di raffreddore, la cintura di coppia unificati della WWF. Può iniziare Rising Sun con sempre grande spettacolo, e quest'oggi abbiamo due titoli in palio, oltre a quelli di coppia anche il titolo massimo WWF. Attenzione subito Michael Bardo con un Gas Friends Suplex eseguito perfettamente. Sappiamo Michael Bardo è uno che sul ring fa sempre il massimo, quindi insomma se mira al più debole, che dovrebbe essere Franco, allora potrebbe regalarci qualcosa, altrimenti penso che con Besa non si passa. Infatti il Frank qui sta rischiando molto, intanto cosa è sotto missione. Attenzione, il Mike non vuole abdicare così facilmente, poi sul tavolo di fan mostrando i muscoli delle sue braccia, sui arti superiori. Attenzione qui il Mike fa sbattere la schiena dolorosamente. Attenzione, mossa di coppia forse, che fanno i due, lo spaventano giù. Besa che è stato colpito e anche stordito. Poi c'è Neckbreaker, attenzione. Però attenzione alla risposta di Besa, del tedesco, del bulldozer tedesco. In questo nuovo nome è molto strano. Powerbomb sul Frank, sul Franco. La parte del Frank. Attenzione qui, vai. Mamma mia, scusate Besa, mi sono confuso. Così distanti, forse i campioni hanno qualcosa di più, mentre da un altro caso, se gli sfidanti sono vicini, possono fare la differenza. Attenzione qui, una trademark moves forse da parte del Mike, che fa segno. Attenzione, sta chiamando la sua finisher, non ci credo. Qui Besa è stordito, e no, ci ripensa e sbaglia tutto, perché Varia, ovvero Besa, lo manda fuori. Sul Franco si sta comportando molto bene. Attenzione qui, vediamo chi vince la ricorsa. Bello belli del tedesco, ce n'è per tutti i gusti questo match, italiano, tedesco, americano e messicano. Ragazzi, flotter DDT. Qui Besa deve stare attento al Frank, perché il Godzilla oggi è in grande spolvero. Attenzione qui, running bulldog su Franco. E attenzione, perché ora forse è pronto a chiudere il match. Ci pensa il Godzilla, forse con l'aereo grande niente da fare, running bulldog. E poi attenzione, facebuster di Franco Palmieri. Vai qui, attenzione Besa, niente da fare, bravo Franco. E il knee breaker intanto. Attenzione qui, è pronto un'altra volta. Come prima, Besa viene sbattuto giù di testa, un suplex particolare. Franco Palmieri qua, attenzione. Neckbreaker, Mickey Cutter, non ci credo, è troppo lontano. 1, 2, solo 2. Quanto ha rischiato qui il Godzilla. Sì, attenzione, il Franco Palmieri lo va a prendere, mentre qui Besa ha stordito e lo va a schienare. Non ci credo. 1, 2 e 3. Non ci credo. Besa e Franco Palmieri mantengono i titoli di campione di coppia. D'altronde c'è stata poca storia in questo match. Frankie Godzilla ha fatto buone cose, ma non essenziali, non quelle essenziali. Sono ancora loro i campioni. Vedremo se invece Steve Andrew, dopo un regno di 2 mesi, riuscirà anch'esso, anche lui, a mantenere la cintura di campione WWF. Mr. Pranzu, sorry but what do you want, Burdery? What do you want? Why you are here? This is my office. Okay. I have no time to waste you. You gotta think of WWF Starcade, Simon. Don't just focus on your match. Your job must be perfect. Take it easy, boss. Everything's gonna be alright. I'm ready. I'm just looking at getting something. But I will make it.
And anyway, I wanna congratulate with you for your victory this Sunday at Arena Cell. Probably, if you had lost that match, I would not be here with this smile and with this will to tear FFO apart. I make you a promise, boss. I'll be the number one contender after beating FFO. And that's the truth, boss. Okay, I trust you. Simon, listen, come here. Ok boss. Beh, c'è una stretta di mano, siamo bordieri, è Matt Pranzo, vediamo se accetta. Beh, d'altronde si sono dette delle belle cose. C'è una sorta di sguardo di sorriso reciproco tra i due. Matt Pranzo una volta era stato colpito dall'uomo più potente del mondo, ora però sembra essere felice. The best man ever. Who shakes hands with me? Wow, I hope John gets well soon. Sta preoccupando anche per John, d'altronde andrà contro Stefendro, contro l'American Disaster. E qui abbiamo l'ingresso di Nati. Non me l'aspettavo sinceramente, perché sì, infatti dovrà lottare contro Mary Ghost in un match sinceramente che non mi dice nulla. Stiamo a vedere cosa accadrà, perché Nati ha perso la sua grande chance ad Arena Cell contro Lily Blade per il titolo femminile. E dunque quest'oggi è qui, ma il match ormai l'ha passato, l'ha perso. Nati, eccola qui, l'ex campionessa femminile, ma da due mesi ha perso la corona. Ormai quando arriveremo a Starcade saranno tre mesi, anzi tre mesi sì, perché da luglio l'ha perso, quindi sono quasi tre. Eccola qui, l'ex campionessa femminile, è sempre molto di fada però, Nati. La sua avversaria è proprio Mary Gostin, la vedova nera. Marigossin che se dovesse vincere potrebbe addirittura ambire un match per il titolo femminile. Però mi sembra Nati sveglia oggi, infatti Running Bulldog sono Marigossin che insomma non è che stia facendo molto bene. Sì, Marigossin la vedo molto stanca ultimamente, d'altronde ormai la sua epoca l'ha passata. Attenzione, prende al volo però stavolta con Tito Wilbeck Becker. Attenzione, però schiamite meramente, non ci credo. Uno soltanto contro di uno però. Sì, qua non è stato troppo lento l'arbitro, ma è stato troppo volenterosa Mary Gostin. Però un power slam addirittura. Poi la prova a sottomettere. Sì, una power slam con una buona caduta, ma non mi sembra efficace questa manovra in questo inizio match. Almeno per nel tentativo di provare lo schieramento mi sembra troppo. Mary Gostin va a vuoto qui da una bruttissima spallata a cuscinetto, ovvero protettivo, ma l'ha comunque data e il colpo si è sentito. Ecco perché Mary Gostin non ha le gomitiere, quindi il colpo può farsi sentire di più. Una Nati che la va a prendere, usufruisce di questa pecca da parte di Mary Gostin, un schiaffone dritto sul volto. Poi ancora, attenzione, un calcione di Nati che è molto brava con le mosse aeree e con i calci. Attenzione però con Mary Gostin, aia, ha sbagliato completamente la misura del colpo. Nati la sta prendendo, ancora calci, dovrebbe diventare più manovre. Mary Gostin qua l'ha sfondata veramente. Ancora, backbreaker.
Devastante Mary Gostin, devastante Mary Gostin, la va a prendere. Lo spezza schiena. Potrebbe chiudere, fa lo schienamento, ma ancora una volta non li copre né le gambe né le spalle. Ovviamente si butta su di lei ma senza far niente. Attenzione, ancora qui, Mary Gostin salta. Sembra essersi ripresa. Eh sì, attenzione ancora. Che botta, attenzione! Full Nelson! Dopo quella botta per la lascia. Ancora, mamma mia ragazzi, grande match, bravissima Mary Gostin qua, ancora Mary Gostin, che va a segno, ed ora può provare lo schiamento, attenzione, vediamo se ci riesce, uno, solo uno, ancora, non ci credo, Mary Gostin qua, si la prende con Fanna, e va a sbagliare clamorosamente, c'è il running bulldog, eh sì, Mary Gostin ancora sarà colpita, ancora, face slam stavolta, sì, è stata colpita e Nati ne deve approfittare assolutamente, ancora Nati, vediamo se riesce. Andreg, velocissima dell'ex campionessa femminile, e poi quasi col kick, che manovra che gli ha fatto, attenzione, niente a fare, alle spalle, non ci credo, è Mary Gostin che la va a purgare, no, non è possibile. Mamma mia, che legnata qua, che legnata, la va a chiudere, non ci credo. Uno, due, è solo due. Insomma, non basta questo. Eh sì, sarà allora addirittura Mary Gostin. Ma non avrà mai vista la parte della vedova nera questa. Uno, due, soltanto due. Troppo lento, qui Mary Gostin si incavola, però sbaglia totalmente. Perde la trebisonda, infatti. Respinge l'assalto qua Nati. Ecco, preso lì sul polso sinistro, aia, brutto colpo qua, attenzione, Nati ne deve approfittare, infatti va a segno con il face buster, avevo già visto la sua posizione, attenzione, manovra sottomissione, vediamo se riesce a sottometterla, non riesce, sembra troppo pretenziosa stavolta, va a vuoto qui Mary Gostin, va a segno il calcio e va a segno anche il face crusher da parte dell'ex campionessa Nati. Sì, anche se ha perso domenica, ha perso la grande chance. Qui va lo schiamento, non ci credo. Uno, due e tre. Non ci credo. Nati va a schienare da un bassissimo dropkick. Mary Gostin, una vittoria imprevista. Eh sì, una Nati che vince, ma non sembra soddisfatta, eh. Sì, è vero, applaude tutto quanto, ma ha qualcosa sotto. Secondo me, e infatti sta chiedendo il microfono, attenzione, ha chiesto il microfono. Prima però vai a insultare. I know I lost my WWF woman title shot early in a cell against Lily Blade, but we must go on. That's why I'm so honored to tell you that, as Starcade, I'm gonna make the best announcement of my career, of my entire career, to all of you. Are you ready for that, guys? No, di cosa sta parlando qui Nati? Cioè Nati ha detto il più grande annuncio della sua carriera e non riguarderà quindi il titolo femminile, ma... che sta succedendo? Questo veramente è un evento imprevisto da parte di Nati. Ma ora andiamo a un altro match imprevisto. John Pranzo JM contro il campione WWF per il titolo. Mamma mia ragazzi, che show!